Eccola qua, Pixilot. Allora, signori, è arrivato il momento che tutti noi vorremmo non arrivasse mai. Il momento con i Chistona. Buongiorno, leader dei Chistona. Buongiorno. Buongiorno, come mai questo tono così? E ho gli occhiali in 3D e mi modificano anche la voce. Perché? Allora, la notizia da dove avete preso questa canzone? Era un aggancio. I NASA hanno sequestrato 7.000 occhiali in 3D. Sai che adesso c'è la moda di vedere i film in 3D, lanciata da Avatar. Già lo squalo ce li faceva mettere. Ecco, ne hanno usati perché alcuni ne hanno trovati con Avatar che danno fastidio ai bambini sotto i 6 anni. Allora, oggi vedo che vi avvalete di una presenza importante, Luca. Grazie. Sembra un po' il mariachi, con la chitarra sembra il mariachi, sembra un po' Ricci Valens, sembra. No. A me piace la pappa. No, ecco, quella non lo direi, perché se a 150 metri a destra abbiamo la Santa Sede, a 150 metri a sinistra c'è il comando dei carabinieri. Dunque fosse ma era per ridere! Non saprei dove oscillare. La canzone oggi, dunque, perlomeno per quanto riguarda la base musicale, stiamo a posto, senza togliere il Ma no, anzi, meno male. Musicista. Mentre la voce è sempre stata. La voce rimane sempre quella meravigliosa voce. Sì. Vabbè. Allora, noi io esorto gli amici già prima sulla fiducia. A mandare i segni di stima al 347 490 0042. La canzone che hai, allora, abbiamo fatto un frullato di Vianello oggi. Ah, di Vianello. Aria di Cataratta Precox. Ecco, vabbè, sentiamo. A furbone te l'hai visto occhiali e mo me dici che è tutto blu, che sei cieco so tre dimensioni. Con sti occhiali non ce vedo più. Ah, ah, stronzatissima! È sotto i raggi del cinema, ma fa male guardare. E stenti solo tre. Ma come russi, ma come russi. E film non lo vedi. Davanti me passi, non vedo tu metri. Noi siamo quelli che per 3 ore non vedono manco la luce del sole. E tu che russi. Voglio sentire ora. E mo me dici che io sti occhiali me li devo da mettere a culo. Allora, signori, bravi, io bravi e belli. Parole. Bravi e belli. Belli e bravi. Tutti nudi. Solo alcuni dei messaggi. Il topolino passando davanti alla radio ha sentito Chistone e si è avvelenato da solo. Concetta da Varese. Seppelliteli vivi. Bono Vox ti fa la pipa. Ha sentito che è venuto da piangere. Spegniamo le sigarette sui Chistona. Dunque, a proposito di Avatar, Chistona, Avaffan, Marco da Casarano, poi sono come una forchetta nel brodo. Vedo che ne arrivano. C'è anche per Luca, però. Luca Sepe è un grande, no? Beh, Luca Sepe è quasi paglia. Era solo Cavallo. Luca Sepe suonava, dunque. Poi mandateli a pescare i boccaloni nell'Arno. Poi, che chiavi, caciccio. Io aggiungerei un bagno con i piranha, se sì, esatto. I Chistona non cantano, ma sono flautolenze. Siete grandi. Gino da Manfredonia è l'unico in 10 milioni di messaggi che arrivano. Per favore, un po' di umanità, suicidate i Chistona. Suicidate i Chistona. Sì, 3D è una strunzata, vabbè, questa è sugli occhiali 3D, aiuto, è scoppiata la radio, insomma vedo che i messaggi per i Chistona arrivano. Signori, ringraziamo Luca Sepe. Grazie, grazie Luca! Grazie. Anche noi Luca! No, perché no? Signori, erano i Chistona.